pura e mitra, ma c'è anche la mitra e poi c'è la pura. Io devo andare in bagno. Allora, io penso su questo game per fare la pista. No. Devo un cambiamento di vicino, secondo me. Sì, sì. E siamo partiti. Allora, avviso la gente che c'è la gran fame. Che bello sto stage, vero? Tekken Smash Stadium, sì. Sono le latine di sera. Ma sono le 9 di sera, sì. Sì, effettivamente. Sono le 9 di sera. Sono le 9 di sera. Raga, possiamo parlare di quanto sia bello la player di Bayonetta, invece, no? Tutte le mosse di Bayo sono molto... No, sono... Allora, ho giocato Bayo 2, ho giocato tutte le Bayo, direi vero. L'ho fatto... penso che in 3-4 giorni... No, dai, 3-4 giorni... Però una settimana mi sono giocato tutte le Bayo. Sono tipo 10 ore di gameplay per ciascuno. Poi non è che mi sia messo lì a fare poi tutte le challenge, eccetera. Però devo dire, cioè, Bayo, questa qua che c'è di Smash, gioca identico a Bayo 2. Identico, cioè non fa neanche ridere. Il fatto è che appunto chi gioca il gioco effettivamente ha apprezzato. Io che l'ho giocato dopo, l'ho apprezzato comunque. No, anch'io. Infatti ho detto. Allora, prima odiavo Bayo. Adesso lo odio un po' di meno. Boom. Chissà, magari queste Aegis potrebbe essere la rivoluzione. Anche perché c'è da dire che la Winner Sane, quando hanno giocato, è stata praticamente quasi one side per Albi. Ci sta, ma è tipo uno dei peggiori matchup di Robin, se non il secondo peggiore. Cosa vabbè. Sì, dovrebbe essere Game Watch il Killa, un Killa. Wow. Meno male che non gli hanno dato la pietra. Matita reante. Matita reante. Tempo di parlare Game Watch. Game Watch è uno dei quelli che non sono mai effettivamente riuscito a fare. Non mi dà alcuna soddisfazione da giocare. Sai che ne chiamano? Non ci riesco. Io generalmente gioco PG in base alla soddisfazione che mi danno da giocare. E Game Watch non è soddisfacente. Peppino Aegis. Cactus, dovresti saperlo anche te quanto è brutta sta cosa. Posso dire che l'SMR del GC però è molto rilassante. Cioè, dipende, sì. Cioè, io vorrei avere fottuto Zack e Angrybox. No, Angrybox non ho scritto abbastanza. E Mewtwo King, ok. Che mi appaiono prima che io vado a dormire. Che si mettono a giocare a Mille. Non me ne frega un cazzo di Mille. Che ti spiccano le orecchie. Sì. Bellissimo. Non lo so, secondo me è tipo più comfort, tipo rumori bianchi che però facilitano tipo la concentrazione per, come se avessi dei colleghi di fianchi che battono a stare tipo facendo. No, però. Tipo, per dormire non lo farei mai. No, io dormo con le challenge di là. Metti tipo rumori bianchi interrotti da pop off di Angry Box. Sarebbe così cazzo da ridere. Temporale, se tuoni, come poi. Yes, fucking god! Però così ridere, onestamente. Il tempo di ritardo. Ma lo sai che tra l'altro. What the fuck? Ubu! Ah! Ma stiamo scherzando! Ero a zero! Ma ero a zero! Non hai giocato Bayonetta, si vede. Non mi dice. Vedi, Ma stiamo scherzando, porco Pichu! Ho sentito Steve. Presto. C'è Steve. Ma non sempre. Chi è che sta giocando Steve? Di Smash. Peppino. Ok, andiamo. Peppi, cazzo giochi Steve Minecraft. Può funzionare. Se ci credi. È Bayonetta, Cristo santissimo benedetto nell'alto dei cieli del quarto girone. Ma perché giocate tutti Ben? Ma giocate Ben? Dimmi. Slay. Io sto ancora aspettando Piero Premossi che mi giochi Steve. Farebbe così tanto ridere. Steve, cioè, i fan di Steve. Piero, ti aspettiamo. Ma io gliel'ho scritto su Twitter. Non mi ha risposto. Sfortunatamente. Perché ha preso il pad alla mano e ha iniziato a larvare. Giusto. No, cioè, proprio zero scuse, zero aspettare. Il tempo che avrebbe potuto usare per risponderti l'ha usato per larvare. Ok, ora immagina una cosa. Immaginati
tu sei contro Steve, sì, e fin qui ok. Però se ti lancia il kart, tu ci puoi saltare dentro e, ti, e gli riparte indietro. Quanto ti, sarebbe ti, più tipo prendi il suo posto? Eh? Sì. Io sono convinto che in realtà in sto gioco dovrebbe avere il quick time event. Alla Budokai Tenkaichi, come già meshare. Sì, sì, il polito puro. Cioè, quello è l'unico meshing che io accetto. Tipo, quando le Kamehameha si scontrano, quando fate tipo gli impeti che si scontrano. Sì, sì, le, no, capito. Le vette che gira, quello è l'unico meshing che io accetto, purtroppo. Altrimenti, bandito. Perché ti dà soddisfazione, alla fine tipo hai un reward perché sei stato più bravo dell'avversario a meshare, sei la famosa fa più danni. Invece no, il meshing qui con il rivale a subire tu meno danni, a interrompere una combo e farti venire dal tite dalle mani semplicemente. Peccato. Allora, io sono dell'idea che tipo se devi fare un gioco, no? E lo devi pubblicare su Nintendo, cioè proprio la... si chiama, c'è proprio un cavillo legale che ti fanno firmare, il tuo gioco dovrà avere del meshing in maniera tale che lo vediamo più probabile. Sembra un po' tipo è tipo è il mio headcanon dei complotti, però c'è un senso. Bunk. Oddio, perché sta è morto. È morto, è vivo perché sta a fare l'SDI di Jesus. La techi col tubo, niente. Bonk. Stavo per dire, Peppino ha così bel disadvantage. Spamma carretto. Ok, uno, dos, tres, un passo, bailante, Maria. Oh, resetta. Lo sai che si fa counter resetta il Mario? Si fa counter? Sì, senza. Allora, sai che fa tipo gli special? Ah, sì, cioè praticamente devi fare tutta la merda, devi... Se fai landing con counter è meglio che landare direttamente perché laghi... Ti sovrascrive solo quel live counter. Me l'aveva spiegato Abby quando dovevo fare tipo il roll to best randomino per... Ah, ok. No, ho imparato Bayonetta. Io so fare tipo up tilt, up B, jump cancel up B, fail. Io so mi scliccare ABK che va verso il basso. Figato. Ma devi fare l'input della Duca. Non bravo il picchiello da quanto va. Sì, che poi ho visto c'è la GIF quella quando la combo non è da un trofeo. È un po' lì. Strike back, go insane! Niente, non so fare. Però fa un po' trader. Allora, quanto farebbe ridere è morto. Oh, madre. Madre. Ok. Switch! Sì, certo. A cosa? Questo personaggio è così bravo che batte pure Steve, ma lo vogliamo bannare? Vabbè. Sono d'accordo. Vabbè. Io sarei d'accordo solo per la... Metti Robin? No. No. Ok. Scusa. Peppino, ascolta. DK. No. Non sto scherzando, DK. No. DK, fishy. Fisci solo per grab, sono due interazioni, la porta 50 e sentirai fottutamente le baionette tutte più... Vabbè, Vabbè. Ragazzi! Mi hai convinto. Dopo un game che riuscirai a vincere, Albi cambierà la sua mentalità a questo matchup che ovviamente... Sì, raga, perderò tre game di questo, seguito! Questo matchup che ovviamente vince... Peppino, io non sono andato in bagno per vedere questa cosa. Non mi sbaglio. Allora, questo matchup è even. È even. E fa ridere. No, non è veramente even. No, è veramente even. Ikaru. Ascolta, Ikaru l'ha dimostrato. Vabbè, l'ha dimostrato. Io. Vabbè, perché non osservi il meta giapponese. Guarda, 50. Adesso fa grab, pivot grab sulla BK, perché ovviamente il baionetta cliccherà BK. Vabbè, però per pivot con... Dai, cazzo, il disadvantage della Sicilia, ma dai, tutto il suo splendore. Vabbè, Peppino, no, Peppino. È tutta rage. Albi non sta con male. Ma sì, ma fa ridere, adesso si mette a distanza di ABK. E adesso, eccolo lì. Ecco, uno, aspetta, no, Peppi, aspetta. Ok, va bene. Era una BK quello che mid set coaching. Sì, no. Up the ground. Stai divertendo, Albi? Ok. Albi? No, sta nel pigneto. Sta nel pigneto. Bruffe. Ecco. Alle io? Ok. Era 80. Allora, il disadvantage baby della Sicilia fa veramente schifo, ma l'advantage state nonché ledge trapping è veramente insane. Uno. Even. No, due. Non esce, ha paura di DK. Ha capito che era più basso. Effettivamente DK ha un po' la migliore recovery del gioco. Oh porco. Oh mio Dio. Mamma mia. Perché non ha fatto? Non farti domande, è una baionetta. Puoi dire che il PG non kill. La combo del combo.
Ma davvero battuto? Ma porco. Delle cazzo. Io vabbè, uscito. Niente bestemmia nel mio stand cristiano. No, no, infatti non bestemmio. Sono fortemente credente. Infatti io credo in DK. È morta. Oh no. No, devo fare donne. Io lo pagherò le fatto. È morto. Oddio. No. Agitato. No. Agitato. No. Agitato. Madre. No. Dove ha preso quel pelo? Beh. Bish, morta. Up be off stage. Allora. È morto. Ma dove cazzo? Ma dai, col Witch Strike. Ma lo sai che Witch Strike è una mossa di Bayonetta? Witch Strike è proprio una mossa di Bayonetta. Del gioco? Sì. È morto. Come oh! Fare... No, Dio, no, grazie! No, vorrei avere una figa solo per farla, fargli fare SDI da Peppino. Oh mio Dio. Dichiarazione. Cos'è Witch Strike? Witch Strike è tipo up B che non hitta tutte le hitbox ma solo la prima. E ti mando un po' più in alto e ti permette di fare combo che ammazzano prima. Witch Strike nel gioco originale è proprio una mossa, ma non mi ricordo benissimo cosa fa. Magari è la stessa cosa. Credo di sì, cioè dovrebbe essere un launcher, ma non sono sicuro di sta cosa e Peppino è morto. È vivo, è morto. GG! GG! Let's go, baby! Ma che figata! Ah, è figo finché non te lo becchi perché hai fatto SDI. È figo perché... Mettimi i tuoi soldi! Mi fai poi finalmente pagare l'iscrizione del mensile pugliese da quale non sei venuto, che bello! Sì. Effettivamente, ora che ci penso, recuto io dopo impegnare.